Sia lodato Cristo, buongiorno. Oggi è lunedì 18 ottobre. La Chiesa ricorda San Luca Evangelista e San Pietro d'Alcantara. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guidi i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Preghiamo. Signore Dio nostro, che hai scelto San Luca per rivelare al mondo con la predicazione e con gli scritti il mistero della tua predilezione per i poveri, fa che i cristiani formino un cuor solo e un'anima sola e tutti i popoli vedano la tua salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo, ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso. Venendo, portami il mantello che ho lasciato a Troade in casa di Carpo e i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro, il fabbro, mi ha procurato molti danni. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da lui, perché si è accanito contro la nostra predicazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è venuto vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annunzio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. Parola di Dio. I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicono i tuoi fedeli. Dicono la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza, per far conoscere agli uomini le loro imprese e la splendida gloria del tuo regno. Il tuo regno è regno eterno, il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Alleluia, alleluia. Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Alleluia. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore designò altri 72 e li inviò due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Parola del Signore. Il tuo dono, il dono ricevuto dal tuo santo altare ci santifichi, Dio onnipotente, e ci renda forti nell'adesione al Vangelo che San Luca ha trasmesso alla tua Chiesa per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Luca Evangelista e di San Pietro d'Alcantara, vi benedica Dio onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel Signore. Pace e bene.